qui al terzo incontro del progetto Prevenzione un diritto non un privilegio promosso dall'associazione Le Donne Scelgono e inserito nel POF del liceo Pascal, sede dove vi trovate. Siamo al terzo incontro, abbiamo avuto nei due incontri precedenti tutti argomenti diversi ma ugualmente importanti e interessanti che si integravano in un quadro complessivo che riguarda sempre la prevenzione. Abbiamo imparato tutti che cosa significa prevenzione primaria e abbiamo capito tutti che l'alimentazione è una parte, diciamo, essenziale di questa prevenzione primaria. Questa sera abbiamo qui il dottor Rolando, ho visto anche Alessio, pure Alessio, ho imparato, Rolando Alessio Colognino, docente di scienza della nutrizione presso l'Università La Sapienza e mi sembra faccia anche parte della Direzione Generale Prevenzione del Ministero della Salute. Sì. Esattamente. Quindi una persona veramente addentro al campo dell'alimentazione, soprattutto aggiornata secondo gli ultimi diciamo, dati scientifici, e quindi siamo qui tutti quanti per ascoltare, conoscere e imparare qualcosa di nuovo. Prego. Sì, non so se serve, sì, forse serve il microfono. Buonasera a tutti, io non mi siedo, cammino. Sono Rolando Colognino, sono nutrizionista e ho il piacere questa sera di parlare del cibo e della sua azione antinfiammatoria che è sempre più presente nella prevenzione. Oggi il ruolo della prevenzione, il ruolo dell'alimentazione è centrale. In ogni trasmissione, in ogni libro, ovunque si parla di cibo, cibo come arte culinaria, cibo come medicina. Questo perché è sempre più evidente il rapporto che c'è tra il modo errato di alimentarsi e l'incidenza di patologie croniche come l'obesità, il diabete, la sindrome metabolica, la malattia di Alzheimer e purtroppo recentemente da almeno 10 anni anche la correlazione con il tumore sembra essere obbligatoria. Perché parliamo tanto di sovrappeso e obesità? Appunto per le malattie che abbiamo detto prima, ma la domanda che più spesso mi fanno è come faccio a dimagrire? Quali sono le motivazioni per cui una persona tende ad ingrassare piuttosto che un'altra? Per molto tempo, negli anni 80, si guardavano le calorie ed effettivamente c'è un'importanza nel bilancio tra quelle che sono le entrate e le uscite, ma se fosse solo quello basterebbe ridurre le entrate ed aumentare le uscite. Realmente una dieta provera di calorie, una dieta drastica come quella a cui sottoponiamo prima, a cui alcune persone si sottopongono prima della prova costume, in cui levano pane e pasta, è una dieta mortificante per il metabolismo. Questo nel lungo periodo crea dei problemi che possono ripercuotersi sull'asse ipotalamo-ipofisi, quindi andando ad impoverire il metabolismo, mentre invece una dieta equilibrata prevederebbe un aumento delle uscite caloriche, quindi puntare di più su quello che oggi viene definito lifestyle, cioè uno stile di vita attivo che preveda ad esempio l'uso delle scale al posto dell'ascensore, andare a fare la spesa a piedi invece di prendere sempre la macchina anche per i piccoli spostamenti. Questo insieme ad una scelta oculata del cibo fa sì che l'organismo impari a utilizzare i grassi come, non solo come riserva ma anche come substrato energetico. E parliamo anche di qualità alimentare, quindi abbiamo detto che non basta guardare le calorie, ma dobbiamo capire da dove vengono queste calorie e cosa c'è dentro le calorie. E quindi è importantissimo capire che, come diceva Fauerbach, noi siamo quello che mangiamo, ma come disse Ippocrate tanti secoli prima, fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Questo è importantissimo perché oggi
più di prima noi mangiamo male, noi mangiamo quasi tutto cibo industriale, e questo fa sì che il cibo sia diventata l'antimedicina, l'anticura. Nel 16 novembre del 2010 la dieta mediterranea è stata eletta patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Leggo: è caratterizzata da un modello nutrizionale che è rimasto fedele, anzi costante, nel tempo e nello spazio. E poi dichiara quali sono i principali ingredienti, che li andiamo a vedere qui. Questa qui è la piramide alimentare, l'ultima, quella depositata dalla conferenza internazionale del 2009, dove alla base dei pasti principali vediamo pane, pasta, riso, cereali integrali, frutta e verdura. Nel consumo giornaliero abbiamo la frutta a guscio e a semi, abbiamo l'olio d'oliva, abbiamo il latte, e salendo su in quelli che sono gli alimenti che dovremmo distribuire con attenzione nella settimana, abbiamo dalla carne ai legumi tutte le proteine. Una cosa che sta alla base della nostra piramide alimentare è l'attività fisica, quindi come dicevamo prima il lifestyle, e bere molta acqua, questo vedremo dopo che importanza ha. La convivialità, perché oggi sempre più spesso è la scusa di vederci e poi per andare a mangiare, mentre dovremmo usare il cibo come scusa per stare insieme. E poi già nella conferenza internazionale si parla di prodotti locali e tradizionali, e stagionalità e biodiversità. Dieta mediterranea, patrimonio dell'umanità. Ansel Keys, che importò il concetto di mediterraneità e di dieta mediterranea, anche se il padre della dieta mediterranea è Lorenzo Viroddi, un medico nutrizionista che già 30 anni prima di Ansel Keys intuì la connessione che c'era tra un'alimentazione scorretta ed un aumento delle patologie cardiovascolari. Ma Ansel Keys va riconosciuto il merito di aver creato il Seven Country Studies. Cos'è il Seven Country Studies? È uno studio prospettico che ha avuto 12.000 persone, quindi un numero statisticamente molto utile, e che ha messo a confronto due popolazioni molto eterogenee, ma che vedeva i paesi del Mediterraneo, che sono praticamente tutti questi paesi qua, dove lui è andato nelle città più importanti e ha studiato come si alimentavano quelle persone, e in altri paesi come gli Stati Uniti piuttosto che l'Olanda o il Giappone, e ha potuto constatare che nei paesi del bacino del Mediterraneo, dove quindi c'era la dieta mediterranea ma anche le abitudini conviviali della dieta mediterranea, nei paesi del Mediterraneo, era associato a loro una minor presenza di incidenti cardiovascolari. Ma se oggi Ansel Keys tornasse in Europa, secondo voi riconoscerebbe i prodotti, il cibo che c'era, che era la base del Seven Country Studies? Perché oggi usiamo la dieta mediterranea come slogan, ma non conosciamo più niente di dieta mediterranea. Ansel Keys non troverebbe questo. Ansel Keys ha lasciato il grano Senatore Cappelli, il grano che dagli anni 30 agli anni 60 è stato il grano più usato in tutta l'Italia. Un grano che oggi è andato a morire, che si usa solamente in piccole coltivazioni e che si sta via via più riaffacciando. Oggi abbiamo un grano radiato ibridizzato, un grano che produce molto e che non viene facilmente attaccato dalle agrotossine, perché proprio dopo che è stato raccolto viene radiato. Non troverete questo. Ansel Keys aveva sicuramente frutta e verdura di stagione, noi abbiamo le fragole a Natale, possiamo imbandire la tavola del Natale con le fragole. I prodotti di serra ci permettono di avere più o meno tutto l'anno, e poi con la globalizzazione un ulteriore problema è che abbiamo perso la tracciabilità dei cibi, o comunque è meno facile da trovare. Ansel Keys, quando consigliava il latte, conosceva mucche che facevano 5-6 litri di latte al giorno. Le nostre mucche di oggi, soprattutto quelle che sono tenute così diciamo, in maniera intensiva, producono fino a 20 litri di latte al giorno, chiaramente aiutate, un po' stimolate, e poi obbligate a mangiare e a bere in queste specie di lager. Anche il pescato è un po' diverso: prima non si pescava col retino, prima si prendeva quello che si riusciva a pescare, il pesce era vero,
stava in mare, adesso il pesce viene pasturato, alimentato con farina animale, il pesce cresce con il plancton, non con le farine animali, e sui polli non con. E quindi come scegliere il cibo? Oggi non abbiamo molti modi nella tradizionale modalità di fare la spesa, di scegliere il cibo. Andiamo in questi grandi ipermercati dove c'è più o meno tutto, dove tutto è messo secondo uno schema commerciale e troviamo tutto quello che vogliamo, ma non abbiamo più né la stagionalità dalla nostra, perché c'è tutto sempre, né la scelta di prodotti nostrani, perché i marchi DOP sono una rarità, ma tutto il resto viene da qualunque parte del mondo, o anche i prodotti che vengono marchiati italiani, le materie prime vengono da altri paesi. La nostra risposta consapevole dovrebbe essere un'agricoltura a chilometro zero biologica. Che vuol dire a chilometro zero? Vuol dire che per avere quella certificazione, l'agricoltura che vuole usare la certificazione di chilometro zero può consegnare i propri prodotti a non più di 70 km. Quindi ha sicuramente molti vantaggi. Innanzitutto l'ecosostenibilità. E poi abbiamo un problema, abbiamo anche un vantaggio sull'economicità, perché mancando gli intermediari il prezzo dovrebbe essere inferiore di almeno il 30%. Poi spesso questo non accade, spesso il contadino un po', alcuni se la approfittano e i prezzi sono più o meno quelli che troviamo al supermercato, ma sicuramente c'è una maggior qualità dei prodotti, perché quello che viene venduto non deve fare niente su gomma piuttosto che transoceanici, quindi i prodotti vengono venduti freschissimi, con minor produzione di anidride carbonica perché non c'è packaging. E poi la cosa che secondo me è più importante è l'aspetto culturale, cioè l'aspetto di riavvicinamento alla natura, l'aspetto di riavvicinamento al contatto diretto con gli animali e la terra. Io ho un piccolissimo orticello, ho portato una volta la figlia grande, che ha 7 anni, quindi è poco grande, e vedendo gli orti degli altri ha visto una pianta di carciofo. E mi ha detto: papà, un fiore viola. Ho detto: no, quello è un carciofo. È venuta all'orto altre 3 volte e ha voluto vedere il carciofo se era cresciuto. Sono sicuro che mia figlia, che fino adesso ha detto che i carciofi fanno schifo, a fine stagione assaggerà il carciofo perché l'ho visto crescere. Ci sembra strano, ma soprattutto i bimbi più piccoli non sono abituati a vedere la frutta sugli alberi, ma la frutta è sempre in contenitori con plexiglass, è sempre preconfezionata. Abbiamo detto chilometro zero è biologico. Biologico vuol dire rispetto dalla vita, dal greco bios e logos, comprensione. Quindi l'agricoltura biologica è sia un metodo di coltivazione che un metodo di allevamento, dove è presente solo l'impiego di sostanze naturali o comunque presenti in natura, escludendo quelli che sono i diserbanti, i concimi chimici, gli insetticidi. E quindi abbiamo nella coltivazione biologica un modello di agricoltura che non prevede lo sfruttamento fino all'esaurimento del terreno, mentre per quanto riguarda l'allevamento biologico ci avviciniamo, cioè siamo sempre più verso l'etimologia della parola, cioè rispetto della vita, rispetto del ciclo della vita e il benessere degli animali, che possono essere lasciati liberi di pascolare, si nutrono di erba, di foraggio e non delle farine animali che tra gli anni 80 e gli anni 90 hanno scatenato quello che ricordiamo tutti essere stato il caso della mucca pazza. Se gli animali avessero mangiato il foraggio, il problema non ci sarebbe stato, il foraggio biologico. Dove trovare il chilometro zero? Beh, sapendo che venivo a parlare a Pomezia, ho parlato di due realtà che sono qui molto vicini. Una è la fattoria Savino, dove è possibile andare e essere scortati dal contadino che ci fa raccogliere la propria frutta, e mi piaceva tanto quello che aveva scritto la proprietaria della fattoria Savino in una lettera che aveva pubblicato sul suo sito, dove c'è scritto, potete leggerla qui, c'è scritto che la natura ti insegna tutto quello che ti serve. La biodinamica non è qualcosa di così complesso. Guarda, studia la natura, vivici insieme e impari un sacco di cose, perché la natura li ha studiate molto prima di te. Un'altra realtà molto importante è l'agricoltura nuova, che sta a Castel di Leva, è
un posto sicuramente più strutturato, più possibile mangiare, è possibile acquistare frutta e verdura, ma anche carni e prodotti trasformati, sempre loro, quindi sempre al bio, sempre a chilometri zero. C'è anche una fattoria didattica dove è carino poterci andare a pranzo con i bambini la domenica. E poi per le persone un po' più smart, un po' più tecnologiche, ho citato due tra le tantissime applicazioni che ci stanno, che una è Orti in Tasca, che ha sia l'app che il sito sul computer, e permette di vedere sul territorio quali sono i posti dove andare a comprare il bio, ma è in fase di ristrutturazione perché Orti in Tasca segnalava soprattutto i presidi slow food. Canulu ce l'ho sul mio telefonino, è carinissima perché è un'applicazione che ti dice quali sono i punti vendita bio itineranti, cioè ti dice se tu abiti in quella zona, a 2 chilometri da casa tua alle ore 12 c'è questo contadino che ti porta questi prodotti bio, il costo di quello che offre è questo. Lo trovo valido, quindi questo per dire che oggi abbiamo tante possibilità di non dover essere dipendenti dal supermercato, ma bisogna rimboccarsi le maniche, cioè bisogna decidere di non prendere tutto fatto. La nostra alimentazione, con scelte non consapevoli, può portarci alla comparsa di malattie cronico-degenerative e purtroppo l'aumento dei tumori negli ultimi 20 anni ha avuto una crescita esponenziale. Questo soprattutto per la presenza nei cibi che mangiamo, nei cibi da grande distribuzione, di inquinanti ambientali, metalli pesanti e per modalità di cottura e conservazione errate. Questo che ho messo qui è un quadro dei primi del Novecento dove veniva rappresentato l'ipermercato dei tempi. C'era tutto, c'era il prosciutto, qua sotto ci sono le carni conservate, si vedono male, c'è il pesce essiccato, qui c'era il vino, qui stanno gli ortaggi, dei formaggi. Un secolo dopo questa è la realtà che conosciamo tutti. E questo chiaramente ha portato ad un'alimentazione, ad una produzione industriale dove i ricavi della produttività sono aumentati e la qualità è scesa, e chiunque si occupi un po' di cibo e faccia un po' di determinazione delle caratteristiche del cibo sa che quello che mangiamo oggi è molto più povero nutritivamente di quello che mangiavamo anche solo 30 anni fa. Quando parliamo di inquinanti ambientali sicuramente parliamo di ftalati, pesticidi, insetticidi, cioè quelli che sono di maggior diffusione. Perché ci interessa così tanto parlare di inquinanti ambientali? Questi chiaramente aumentano la resa produttiva, si fissano soprattutto sui vegetali e quindi noi possiamo venire a contatto mangiando frutta e verdura, ma noi possiamo decidere di lavarli, gli animali che se ne nutrono no. Quindi inevitabilmente questi animali troveremo tracce di inquinanti ambientali all'interno degli animali di cui poi noi ci cibiamo. E gli organi nostri che sono più colpiti dagli inquinanti ambientali sono fegato e vescica. Qui vi metto quelli che sono i cibi di migliore reperibilità e di maggior utilizzo anche in medicina. La barba pietra rossa, che è ricchissima di vitamina B, di vitamina C, di ferro, magnesio e zinco, è un ottimo aiuto epato biliare perché stimola la produzione di acidi biliari e aiuta per questo la disintossicazione. Il pompelmo lo utilizziamo, lo conosciamo comunque tutti, contiene naringenina e anche questo ci aiuta ad eliminare i grassi in quanto aiuta ancora ad eliminare l'accumulo di tossine nelle cellule adipose. Una attenzione verso l'uso del pompelmo per tutte le persone che hanno un'assunzione cronica di farmaci, quindi statine piuttosto che ipoglicemici o ipoglicemizzanti o farmaci per il cuore. Entra in competizione con il citocromo P450, quindi il farmaco ha meno forza. La zeolite e l'argilla di caolino, negli ultimi 5 anni se ne parla tantissimo, sono dei chelanti minerali, servono proprio a prelevare, a coniugarsi con i metalli pesanti e vengono espulsi la zeolite attraverso le feci, l'argilla di caolino, che non si mangia, si spalma, attraverso la sudorazione. Quindi ci aiuta sicuramente il consumo di agrumi, perché le pectine sono dei potentissimi disintossicanti.
scambi, ma soprattutto tenere un equilibrio acido-base spostato un po' più verso l'alcalino, quindi bere di più, preferire un'acqua con un residuo fisso più basso, un pH circa 2, e inoltre il consumo di fibre, quindi il consumo di integrale, migliora sequestrando il colesterolo, la colesterolemia, e migliora anche il senso di sazietà. Perché è importante parlare anche di resistenza antibiotica? Perché spesso vedo bimbi, giovani pazienti, che a 7-8 anni la mamma gli fa l'antibiogramma e risultano positivi agli antibiotici pur senza aver mai fatto antibiotici. Parlando con colleghi pediatri, la loro risposta è stata: dipende da come sono alimentati. Ok, quindi gli alimenti più interessati dalla contaminazione antibiotica, che portano alla resistenza antibiotica, sono latte e latticini, chiaramente, perché la mucca di oggi è un animale da reddito, quindi chiaramente bisogna essere sicuri che non si ammali e deve produrre tanto, quindi sono animali, sono carni medicalizzate, e quindi latte, latticini e chiaramente carne. Questa figura qui è del 2009, è un po' vecchietta, l'attuale non è cambiato tantissimo. In rosso vedete i paesi con maggior resistenza agli antibiotici, guarda caso sono quelli della dieta mediterranea, gli Hansel Kiss, ci manca questa fettina qui, ma insomma questi sono i paesi della dieta mediterranea. I metalli pesanti, ve ne ho riportati solo alcuni, i più conosciuti sono sicuramente arsenico, mercurio e piombo. Questi sono conosciuti anche perché nei pesci grandi predatori li troviamo in grande quantità, soprattutto mercurio e piombo, quindi il tonno nel pesce spada. Spesso i pazienti mi chiedono se possono mangiare questi pesci, e io consiglio pesce azzurro, pesce più piccolo, perché più un pesce è grande, più un pesce è di profondità e ha una vita lunga, più entra in contatto con tutto quello che trova nel mare anche a livello tossico. Una cosa interessante che voglio farvi vedere è come l'arsenico, il cadmio, il cobalto e il piombo siano presenti. Qua vi ho messo tutti i maggiori distretti dove c'è accumulo di questi metalli, che sono il sistema nervoso, l'apparato gastrointestinale e l'apparato respiratorio. Questi sono i tre apparati che stanno manifestando una maggiore insorgenza di tumore, cioè il tumore cerebrale, il tumore al colon retto e il tumore al polmone, e sono tutti in forte ascesa. Qui ci vengono incontro sicuramente le spezie, come il coriandolo e la curcuma. La curcuma tutti voi la conoscerete sicuramente per la preparazione antinfiammatoria, ma è una spezia anche in grado di purificare l'organismo dalle tossine. Questo è sempre più, cioè l'azione della curcuma ha una spinta maggiore se arricchita con piperina, cioè col pepe nero. Col pepe nero? Sì. E il pepe nero non corrode la mucosa dello stomaco, cioè ne vogliamo fare. Insieme a un grammo di curcuma si aggiunge il 5% di pepe nero, si parla di tracce. L'aglio, l'aglio di Voghera, ho messo quello di Voghera prima perché è un prodotto DOP, quindi quando compriamo aglio di Voghera siamo sicuri che sia aglio nostrano e non tunisino. Ma perché, essendo ricchissimo di saline e di zolfo, è utilissimo per proteggerci sia dalla tossicità del mercurio e sia dalla tossicità del piombo. La clorella è un'alga, e sulle alghe potremmo fare un incontro, è una microalga unicellulare che è importantissima per ridurre sia le reazioni allergiche che gli stati infiammatori, e della zeolite, ne abbiamo parlato prima. Qualcosa che dipende tanto da noi, e non da quello che invece ci danno, è come decidiamo di cuocere i cibi. Vale sempre la regola che dice che ad alte temperature i tempi di esposizione devono essere bassi. Quindi se noi facciamo una grigliata, è buona regola non mettere la carne a fiamma viva, ma l'esposizione ad una temperatura che raggiunge alla griglia, che è quasi 300 gradi, deve essere breve. Se facciamo un brasato, uno stufato in temperature da 80-90 gradi, può rimanere in cotture lunghe.
Quindi, se noi vogliamo una carne alla brace ben cotta, o la prendiamo molto sottile, o quella carne, se è un filetto fatto così, ben cotto, è sicuramente cancerogeno, perché produce benzodiazepine, cioè idrocarburi aromatici. Stessa cosa vale per l'olio con cui noi andiamo a fare la frittura. Un olio che per lungo tempo viene sottoposto a alte temperature brunisce. Quindi ciò che metteremo all'interno dell'olio ci dà questo, cioè questa color brunito rispetto a questa patatina fritta. Qui la differenza tra queste due è che qui c'è una percentuale di acrilamide che è assolutamente tossica e cancerogena per fegato, reni, polmone, mammella e prostata. L'acrilamide è la sostanza più tossica che noi possiamo consumare mangiando male. Qui ho riportato un'immagine presa direttamente dal servizio di Report che ha fatto, mi sembra, 2 anni fa sulla pizza cotta male, che è bruciata perché nel forno vengono depositate farine, non vengono pulite i forni, queste farine si bruciano, ci si rimpoggia altra farina, si ribrucia e noi abbiamo questo e questo è cancerogeno. Quindi quando la pizza arriva così si rimanda indietro. Andiamo veloci sulle modalità di conservazione. Dei cibi, la cosa che mi interessa dirti è che quando noi ci troviamo di fronte a partite di cereali raffinati, queste superano i livelli di eflatossine, che sono un cancerogeno particolarmente termoresistente, che invece è meno presente nei cereali integrali. Le modalità di bonifica delle aflatossine sono assurde, ma al Ministero della Salute ci sono tantissime segnalazioni di bonifiche con dei mezzi che sono anche peggiori delle aflatossine. Ah, una cosa importante, guardate la data di scadenza, e questa più o meno penso che tutti la guardano, ma guardate anche la data di produzione, perché più un cibo ha date di scadenza lunghe, maggiori sono i conservanti e i trattamenti termici a cui è stato sottoposto. Qualcuno ancora mi parla di calorie, mi chiede la dieta di quante calorie deve essere composta, ma le calorie sono un mito degli anni 80, oggi conosciamo gli ormoni, oggi conosciamo il metabolismo basale, oggi siamo in grado di studiare la risposta metabolica e valutare la massa magra al grammo, quindi parlare di calorie non ha senso e quindi cercarle nelle etichette nutrizionali come unica fonte di informazione non ha senso. Qui troviamo 2 tipi di etichetta nutrizionale, questa è più un'etichetta di pubblicità, però insomma ci dice quante calorie ha il singolo patatino e le singole patatine fritte. No, noi dobbiamo andare oltre, quando vogliamo fare una spesa consapevole dobbiamo vedere di cosa sono composte quelle calorie e quindi quanti sono gli zuccheri, quanti sono i grassi, da cosa sono composti i grassi. Quant'è la percentuale di sale? E allora così abbiamo delle informazioni utili. Dobbiamo cercare, quando vediamo la lista degli ingredienti, di, quando è possibile, cercare una lista di ingredienti corta. Meno ingredienti ci sono e più è vero il cibo che mangiamo. Ma cerchiamo di preferire l'olio extravergine d'oliva. Oggi c'è stata una campagna fortissima verso l'olio di palma e le case, grandi case produttrici, cominciano a fare biscotti, i panini, roba varia, con la scritta oil palm free. Non tutti, quindi cerchiamo i prodotti che o sono senza olio di palma o hanno altri grassi. Un'altra cosa che riguarda sempre l'etichetta nutrizionale che può tutelarci, quando noi andiamo al supermercato, cerchiamo una carne che non sia solo macellata in Italia, ma che sia anche allevata, che sia anche nata in Italia, perché in Italia tra tutti i problemi che abbiamo, abbiamo i controlli sanitari sugli animali e sulle piante rigidissimi, quindi abbiamo dei livelli altissimi di controllo e anche questo si traduce praticamente nel poter utilizzare basse quantità di ormoni, basse quantità di antibiotici, cosa che non succede in Francia, cosa che non succede in Irlanda. Andate a guardare la carne che trovate nei supermercati e guardate da dove viene, la maggior parte è o Francia o Irlanda. Ok, ma la carne rossa fa male? Questa domanda più o meno si sente su tutti i telegiornali, oggi si parla di dieta vegana, vegana come moda, vegana come scelta etica.
La carne rossa ha al suo interno uno zucchero, il Neo-5GC, che è direttamente legato all'insorgenza dei tumori. È chiaro che è la dose che fa il veleno, è chiaro che dipende quanta ne mangio e quanto spesso la mangio, è chiaro che dipende se sono biologicamente predisposto per un'alterazione al mio DNA che mi salterà dei cicli di apoptosi, quindi di controllo cellulare, ma innesca una risposta immunitaria che causa sicuramente infiammazioni. E noi sappiamo che il tumore cresce in ambiente acido, anaerobio ed infiammato. Tutto intorno all'area dove il tumore si è generato c'è tessuto infiammatorio. E perché il tumore si generi, noi dobbiamo essere in uno stato di acidosi metabolica.